Sario, in poche parole, fa sempre le top di Fortnite, ovviamente, quando non sa cosa potrebbe fare su Fortnite, a volte si inventa sempre le top di Fortnite, per esempio quelle della top 10, 20, 30, 40, 1 miliardo, 100 miliardi, trilioni, eccetera. Comunque, questo è il mio logo del mio canale, come conoscete, però ho cambiato. Comunque, Stefanik è uno sfigato. Wolf non spara. Rose, ovviamente, quello proprio uno sfigato in eccellenza, proprio, che prende 0 a scuola, prende 0 di voto sui giochi, anche come YouTube. Poi gioco sempre a GTA, Stumble Guys, Fortnite, Minecraft e Stumble Guys, che Fortnite Rose non sa sparare, non sa fare nulla. Peggio dei bot, secondo me lui è bot prima dei bot. Poi abbiamo Minecraft che Wolf non sa costruire proprio. Stefanik in Stumble Guys non sa proprio saltare. È scarsissimo. Poi su GTA, se devono andare a fare una rapina, io sono quello sempre il più forte, ovviamente, giustamente perché sono il più forte, sono il pro player dei videogiochi. E sono alla fine. Sono tutti e tre scarsi, tranne che sono proprio il forte, proprio uno dei forti, fortissimi. Sono proprio il più forte di loro, ovviamente. Iscrivetevi subito. Poi su Fortnite faccio sempre le challenge, per esempio questa foto di Rose e Sario, perché ho messo Rose perché è il mio amico proprio preferito per fare i video. Poi ovviamente Sario fa sempre le top. Sario ovviamente che fa sempre le opinioni in ogni cosa che mettono su Fortnite, mettono sempre una sua opinione, giustamente, perché ogni persona ha un'opinione. Poi ho pure le serie su Fortnite, che del mio canale YouTube, pure su GTA, eccetera. Possiamo dire che le challenge sono di Sario, però non sanno più, non ce n'è più una challenge del suo canale, non c'è proprio nulla, però un piccolo spoiler, che forse arriverà, ritornerà anzi, la vita su Fortnite, forse, e poi, giustamente Sario, cosa deve fare? Lo dico sempre in ogni video, ve lo dico, di iscrivervi al canale, accendere la campanella e lasciare un bel like. Arriviamo a 600 iscritti. Che vi dico? Ciao a tutti, buona giornata. Eccomi qua. Comunque questo video l'ho fatto perché avevo voglia di fare questo video divertente. Non so se è uscito divertente, perché in questo momento non posso proprio urlare. Per questo, scusate per questo, però vabbè, a parte questo spero che è uscito bene il video, spero che ho detto delle cose vere di Sario, si spera. Questo qua è Sario in poche parole, ecco qua. Prima di iscriversi al mio canale, ovviamente, guardate sempre questo video, che si chiama Sario in poche parole, punto. Così sapete cosa fa Sario nel suo canale, YouTube, eccetera. Comunque, piccola, piccola cosa, prima che stacco il video. Le cose che ho detto contro Wolf, Sario, Sario sì, contro Wolf, Stefanik e Rose non sono vero, giustamente che devo fare un po' quel simpatico, tipo, in poche parole alla fine. Scusate, a Wolf, Sario, perché dico sempre Sario? Io sono Sario, vabbè, Wolf, Stefanik e Rose, scusate per questa cosa, non vi ho avvertito prima di fare questo video, infatti. Ciao.